Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Matteo La Grua, uomo di fede e santità, ti preghiamo di intercedere per noi presso il trono di Dio. Tu, che hai vissuto una vita di preghiera e sacrificio, aiutaci a trovare la forza e la perseveranza nella nostra fede. Ti preghiamo di intercedere per noi affinché possiamo superare le nostre difficoltà e trovare la pace interiore con la liberazione da ogni nostro male, dell'anima, del corpo e della mente. Padre Matteo La Grua, tu che hai dedicato la tua vita al servizio di Dio e dei suoi figli, ti preghiamo di intercedere per noi nelle nostre necessità. Ti preghiamo di proteggerci dalle tentazioni e dalle insidie del male. Illumina le nostre menti e i nostri cuori affinché possiamo discernere la volontà di Dio nelle nostre vite e seguire il suo cammino. Padre Matteo La Grua, tu che hai vissuto una vita di amore e compassione verso gli altri, ti preghiamo di intercedere per noi affinché possiamo imparare ad amare come Cristo ci ha amato. Aiutaci a perdonare coloro che ci hanno ferito e a vivere in armonia con gli altri. Ti preghiamo di guidarci lungo il cammino della santità e di proteggerci da ogni male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, che siete affaticati e stanchi, che siete oppressi, che vi lamentate, perché le vostre cose non vanno bene, perché la vostra salute è sempre compromessa. Parla voi che vi sentite tormentati dal maligno nell'anima e nel corpo. Guardiamo ai piedi di Gesù, guardiamo alle sue piaghe, alla piaga del piede destro, alla piaga del piede sinistro. Entriamo per questi fori. Egli percorse tutta la Palestina e adesso sul legno della croce i suoi piedi sono bloccati, ma egli cammina ancora per il mondo, cammina in mezzo a noi. Gesù si è fermato questa sera qui nel suo cammino. Guardiamo i suoi piedi, buttiamoci ai suoi piedi come Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. Buttiamoci ai piedi di Gesù, piangiamo su quelle piaghe e asciughiamo con i capelli i piedi di Gesù, e il nostro cuore sarà leggero, i nostri peccati ce li sentiremo rimessi. Sentiremo la gioia, perché
nostro cuore l'amore, sentiremo la misericordia infinita del Padre che vedendo i piedi del suo figlio ci dice: sorgi e cammina adesso tu nella via che il mio figlio vi ha tracciato. Siete liberi dalle vostre oppressioni, il nemico non impedirà più il vostro cammino. Sostate ai piedi del mio figlio, versate lacrime sui suoi piedi, asciugate con le vostre, con la vostra camigliatura, cioè con tutto ciò che è superfluo, c'è in voi i piedi del mio figlio e sarete consolati, avrete la pace per le vostre anime, avrete la guarigione, la liberazione da tutte le oppressioni che il nemico ha operato su di voi. Sì, oh Gesù, noi baciamo in questo momento le piaghe dei tuoi piedi, ci prostriamo col cuore di Maddalena ai tuoi piedi, col cuore di tutti quelli che si mostrarono ai tuoi piedi. Baciamo i tuoi piedi, Signore Gesù, e ti diciamo: Signore mio e Dio mio, liberami. Signore mio e Dio mio, guariscimi. Signore mio e Dio mio, che hai camminato per raggiungermi, eccomi qua ai tuoi piedi, salvami, sono tuo figlio, sono tua figlia, salvami, oh Gesù. Invochiamo la benedizione particolare di Dio, che il Signore vi dia gioia, serenità, visite le vostre famiglie e vi dia quelle grazie che più attendete. La potenza del Signore sia su di voi. La grazia del Signore sia dentro di voi. La presenza del Signore sia sempre con voi e vi accompagni nel vostro cammino. E su voi tutti invoco il nome di Gesù che è salvezza, per la vostra guarigione. Amen. Per la vostra liberazione. Amen. Per la vostra consolazione. Amen. E vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.